Benvenuti alla redazione di Roma Corre, vi diamo le ultime news dal grande ospedale psichiatrico e il mondo della corsa. Parliamo ancora di ultramaratona, è una gara blasonatissima, Nove Colli Running, il sogno, la vergogna, ma non vi vergognate, è sempre odioso quando mettete le mani sulle classifiche, ma quando lo fate in un certo modo è veramente da perdere la pazienza. Che cosa hanno fatto? Adesso ve lo raccontiamo. Dunque, c'era questa classifica live, perché io che sono appassionato di ultramaratona, non correrò mai la 9 Colli Running, e al di fuori della mia portata, mi vado a vedere la classifica live su Endu, e l'ho salvata, attenti. L'ultimo arrivato è Righi Gabriele, con 29 ore e 49 minuti. Finisher. Dietro di lui non c'è nessuno, ok? La classifica di ieri, pure questa l'ho salvata, quindi fate attenzione. Dietro Righi Gabriele troviamo tre belle ragazze. Virginia Nanni con il tempo di 29:57:11. Casu Agnese che arriva 10 secondi dopo, 29:57:21. Jessiman Celia, 29:57:31. Sono arrivate tutte e tre a 10 secondi di distanza. Appena appena dentro il tempo delle 30 ore. Chapeau. Proprio sta classifica cambia. La classifica di oggi, Casu Agnese, gli viene riportato un tempo di 17 minuti in più, 30 ore e 13 minuti, quindi è fuori tempo massimo, mentre invece Virginia Nanni e Jess Mancelia rimangono con il tempo di 29 ore e 57. Io poi vorrei vedere una foto dell'arrivo di queste due che arrivano a 30 metri di distanza. Ma non è neanche questo il problema, ragazzi. Non è neanche questo il problema. Cioè, avete tolto Casu Agnese perché qualcuno si è cominciato a incazzare. Va bene. Il problema è che l'avevate messa, casomai. Però il problema, cioè, io vado a guardare e rimango sempre più allibito. Perché prendiamo per esempio Virginia Nanni. Da Savignano, chilometro 187, all'arrivo, chilometro 202, ha fatto 15 km in 1,46. Quindi alla media di 7,06 a chilometro. Ok? Che è una bella media per una che sta arrivando ai 200 km. Complimenti. È talmente buona che è la stessa media, per esempio, di Stefano Romano, che è il quarto assoluto ed è arrivato 8 ore prima. Me la volete spiegare sta cosa? Che ha fatto? Ha messo le ali ai piedi? Cioè, come ha fatto? Si è messa sul motorino? Ha volato? Oppure gli avete tolto una ventina di minuti e quindi poi la media si è abbassata? Ma come fate a fare queste cose? Cioè, ma a me non mi dà fastidio neanche il piccolo imbroglio, va bene, perché capisco che Virginia Nanni è una bella guaglione, magari c'ha dietro Asics di cui è frontrunner, posso capire tante cose, va bene. Però perché a Casu l'avete sacrificata e a Nanni no? Primo, cioè voglio dire, se deve calare una mannaia, calasse dappertutto, abbiamo fatto una sciocchezza, scusate, ci siamo distratti, va bene. Ma di che stiamo a parlare, ragazzi? Questo è campionato italiano, Iuta di gran fondo. Non è la saga del prosciutto, ma come vi permettete? Ma è una questione di rispetto verso quelli che l'hanno corsa, veramente, seriamente. Si sono fatti il culo sotto la pioggia per rientrare nel tempo massimo. Come vi permettete di fare queste cose? E poi le fate alla luce del sole, cioè io ho tre classifiche diverse in un giorno e mezzo. Cioè è una cosa proprio chiavata in faccia. Vergogna, vergogna, e ci dovete rispondere. E non accetto la supercazzola che è una gara non competitiva, perché a mettere le mani su una classifica ufficiale è un reato, è chiaro, e ci dovete dare una spiegazione. Basta, la dovete smettere, la dovete smettere.